Questa è la preghiera di Anna. Lei aveva l'anima piena d'amarezza e pregò il Signore dirottamente. Ora, fratelli, qui c'è una cosa molto bella. Dice: e pregò il Signore dirottamente. Abbiamo visto che era piena di amarezza, l'abbiamo già visto. E prega il Signore dirottamente. Ma questa parola, il Signore, che noi già lo vediamo anche prima nel testo, qualche riga prima, ma lo leggiamo in tutto il capitolo, nell'ebraico sarebbe quello che noi normalmente pronunciamo col nome Yahweh, anche se è sbagliato pronunciarlo così. Realmente non si sa come si dovrebbe pronunciare questo scritto in ebraico. Adesso non voglio spiegarvi il perché. Non si riesce a pronunciare perché non si conosce la pronuncia. I traduttori hanno messo Signore, ma realmente Signore sarebbe Adonai. Ma nel testo ebraico ci sono le quattro consonanti che appunto fanno riferimento al nome proprio di Dio. Ma in questo caso c'è una parolina che precede questo nome, che deve andare, come dice, si fonde con il nome proprio di Dio, che come significato sarebbe top, alto. E poi c'è il nome. E questo mi ha fatto riflettere, perché lei è andata a Dio e sarebbe come se noi dovessimo tradurre: pregò il Signore Altissimo. Ora non so se Anna nella sua vita era rivolta a diversi signori. Noi nel termine, la nostra lingua italiana lo usiamo, signore questo, signore quello, è un termine che noi utilizziamo. Però quando ci riferiamo a Dio lo scriviamo come lettera maiuscola, vero? Ora io non so se Anna aveva sempre cercato dei rimedi, magari delle cure di quei tempi, non lo so. Però adesso lei capisce che si deve rivolgere all'Altissimo. Non ci sono altri che possono risolvere quel problema che lei ha. Si era rivolta probabilmente agli illustri, oggi possiamo dire in termini nostri ai luminari della scienza, ma risolvono sempre ben poco. Ora, quello che il Signore ci dice è questo: io non so quello che tu stai passando nella tua vita, qual è il tuo caso, perché ognuno c'ha il proprio caso di sterilità, che può essere magari quello come Anna, che stai aspettando un figlio da tempo e ancora non arriva, oppure è un'altra cosa che riguarda la tua vita. Premetto adesso, perché poi lo spiego dopo, magari anche qualcosa che non è fisica, ma può essere anche materiale. E magari stai aspettando quello da tempo, è una cosa tua, è una cosa personale, ma ancora vedi sterilità. E forse hai cercato di trovare soluzione in questa strada o in quest'altra strada. Ma stamattina noi non ci vogliamo rivolgere al Signore qualunque. Noi ci vogliamo rivolgere al Signore che siede su nel cielo, nei luoghi altissimi, dove c'è soltanto Lui. Cioè quel luogo santissimo, quella meravigliosa presenza di Dio, dove le nostre preghiere sono ascoltate. E dice così la parola: poi i sacerdoti e i leviti si levarono e benedissero il popolo, e la loro voce fu udita, e la loro preghiera giunse fino al cielo, fino alla santa dimora del Signore. La nostra preghiera in questa mattina non si deve fermare in qualche viuzzo, in qualche vicolo, in qualche ufficio, in qualche ambulatorio medico. No, la nostra preghiera vuole giungere sino al Signore, sino alla sua santa dimora.